Il complesso dei due centri sarà operativo dal 1° di agosto del 2024. It's a populist move. Giovanni Tizian, Quotidiano Domani. Vorremmo entrare al porto. Io sono contro, poi i negri sono contro. Loro il loro paese, noi il nostro paese. Tutto casino. Insomma, non, qui non preferivate non averlo, diciamo. Dal porto vado in un altro posto. Quindi non inciderà, dici? No, però faranno tanto casino di prendersi di qua. Bugie, falsi numeri, milioni e milioni di euro dei cittadini italiani spesi solo per la propaganda. Ecco il grande bluff del governo Meloni sui CPR in Albania. Sono molto molto contenta di essere qui con lui oggi per annunciare un importantissimo protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori. È solo propaganda, dunque. Questo è quello che pensano gli albanesi dell'accordo fra il governo italiano di Giorgia Meloni e il governo albanese di Edi Rama. L'accordo innanzitutto prevede la realizzazione di due centri di detenzione per migranti da costruire in Albania. Questa è la prima risposta che il governo Meloni ha dato agli italiani dopo il naufragio di Cutro del febbraio 2023. Ve la ricordate, Giorgia Meloni? Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo. Altro che trafficanti, il governo ha preferito costruire due centri di detenzione per migranti, ma non trafficanti, i più disperati della terra, gli ultimi, quelli che scappano da guerre e fame. Vieni, vieni qua, vieni, 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 vieni. Ehi! Sì, è morta una ragazza, è morta. Ma quanto costa agli italiani la propaganda di Giorgia Meloni sulla pelle degli ultimi? Quasi 1 miliardo di euro. It's a populist move. I mean, take Meloni for example. She comes up with an idea on how to get rid of the migrant crisis. Ed è un hotspot, quindi non è un centro di trattenimento. È un hotspot che può, secondo le relazioni interne della difesa, contenere tra le 150 e le 300 persone. If it doesn't work, basically she can sell it as the opposition. She tried to do good work, she tried to find a solution, but the opposition didn't allow it. If it worked, which is the current example, I mean, it's still a win-win. There isn't an actual, a practical, a logical, an objective justification to basically to the electorate why they did this. The only justification was we owe it to the Italians. It doesn't make any logical sense. If we applied this logic to every single other country, we would have hundreds of processing centers. Well, I mean, Albania has problems with the rule of law itself. There are rights that are not respected even for Albanians. And of course, I mean, for the migrants, they might harm them more in this case. I mean, there is some kind of hatred already cooked for this thing. And probably these people will not be that safe unless they will stay only inside. But staying inside still poses a great risk of having a deprivation of liberty, which is, I mean, is the first and foremost right, and then they cannot even exercise the other rights. Tra le voci che abbiamo raccolto a Shenzhen c'è quella di un cittadino contrario ai centri, ma che esprime anche un sentimento di razzismo verso i migranti. Sentite cosa dice. Io sono contro. Quei negri sono contro. Loro il loro paese, noi il nostro paese. Per gli italiani non. Quindi questo accordo che ha fatto il vostro presidente con Giorgia Meloni. Noi non mi piace. Poi ne fanno un altro pure più avanti. Sì, fanno qua, fanno là. Non lo so perché cosa lo fanno questo. Secondo me non lo devono fare. Secondo me. Poi domandano. Noi non siamo nessuno. La governo non sa. I cittadini dunque non contano nulla, secondo la testimonianza che abbiamo raccolto. Ed è una sensazione, una percezione che ritroviamo anche lasciando Shenzhen per avvicinarsi a Jader, il paese fantasma.
Qui alle mie spalle abbiamo l'entrata, una delle entrate del cantiere del centro di Jadr, che è quello più grande, quello che ospiterà più migranti dopo l'accordo del governo italiano con il governo albanese. È diverso da quello di Shengjin, che è un hotspot. Questo è un vero e proprio centro dove potranno starci fino a 800 persone. Sono 65 milioni di euro stanziati dalla difesa e dati al genio militare per la realizzazione. Il genio militare quei 65 milioni li userà appunto per realizzare questo centro, quello di Shengjin, distribuendo subappalti e affidamenti diretti. Lavorano 6 aziende con operai albanesi e kosovari divisi su 3 turni sulle 24 ore. Questo ci conferma il poliziotto albanese davanti al cantiere di Jadr. Tuttavia di queste 6 aziende non c'è traccia nei cartelli dei lavori davanti al cantiere. A chi vanno perciò parte dei fondi pubblici stanziati dal governo italiano per la realizzazione di questi centri in Albania? Ad anonimi fornitori, albanesi e kosovari. Qualcuno sospetta, suggerite da ambienti governativi albanesi. Purtroppo però, contattato da domani, il presidente Edi Rama ha preferito non rilasciarci alcuna intervista. Al bluff, dunque, si somma la riservatezza e l'opacità attorno a questo cantiere pubblico. Come vediamo alla determina, per il valore di 65 milioni di euro, il Ministero della Difesa ha affidato al terzo reparto genio dell'aeronautica l'esecuzione dell'opera. Fare presto, insomma, è l'imperativo che arriva da Roma. Figurarsi se c'è il tempo per effettuare controlli antimafia. La determina dice proprio questo: in ragione dell'urgenza e della rilevanza si prevedono i seguenti affidamenti a operatori esterni. È scritto così nella determina. Insomma, una giungla di fornitori e subappalti in un territorio dove i clan la fanno da padrone. La priorità non è capire a chi finiscano i fondi. Si tratta piuttosto di tagliare un nastro per dare il via alla deportazione dei migranti per gestire un'emergenza inesistente. Il complesso dei 2 centri sarà operativo dal 1 di agosto del 2024. Giorgia Meloni aveva promesso che i centri sarebbero stati inaugurati entro maggio 2024. All'interno dei centri, il regime di extraterritorialità comanda l'Italia. Le forze dell'ordine italiane gestiranno l'ordine pubblico all'interno delle mura dei centri. Tuttavia all'esterno la sicurezza è affidata alla polizia albanese. And the main problem was whose jurisdiction will apply first. The Constitutional Court gave the answer that there will be both jurisdictions applying. I mean, that thing, theoretically speaking, it might make some sense, but in practice doesn't make any sense. Because at the end of the day, let's say that something happens, a crime happens there. I mean, who's gonna be the investigating party? Who's gonna be the court to try the crime? So will it be Italy or Albanian authorities? And that's a big problem for every kind of right, not only the criminal part, but also civil rights, also human rights. Albania has an obligation to respect human rights, not only for Albanian citizens, but also for foreigners, also for refugees. They have a special status as well. And this is a very big problem because those people, once they are, let's say, sent to Albania in a refugee camp, and that is not considered an extraterritoriality part, let's say, when this principle applies, then it means that Albanian authorities have obligations toward them. They have to treat the same as they treat the other refugees and immigrants in Albania. And if they don't treat them the same, of course, the first problem will raise the problem of equality before the law. I mean, people should be treated the same way. Secondly, Albania has obligations related to some special rights that the refugees have, like not to be deported, not to be collectively deported, etc., etc. All these rights are not guaranteed from Albanian state, since the Italian party will take care of these rights. When these centers come into, you know, into full functioning,
They have dual jurisdiction. Basically, inside it's Italian jurisdiction, but on the outside it's Albanian institutions that cover the security issues. And if any kind of human rights abuses, hopefully not, happen inside the centers, a big question that gets raised, for especially for the media, is who are we going to turn to get the information? And this provides an even bigger barrier for the information of the public. This dual jurisdiction between the countries in this kind of centers creates this, this, let's call it, state of uncertainty, not just for the migrants themselves, but even for the general public, which doesn't make any sense. This is an experiment that I haven't seen anywhere else being implemented. Un precedente pericoloso. Avevamo visto le deportazioni e i respingimenti in Libia, gli accordi con i regimi come la Tunisia. Il governo di Giorgia Meloni porta tutto questo a un gradino successivo, la realizzazione di centri di detenzione in un paese estero, come l'Albania. Alla fine, a perderci sono sempre loro, gli ultimi del mondo, quelli che scappano da guerre, fame, carestia e violenze.